non so se si vede in camera, ero alto così, tutti i dischi di Bennato, zucchero graffiati ai miei genitori perché mi divertivo già a screcciare quei giradischi. È sempre stata la mia passione la musica. Ho ballato per tanti anni, ho fatto breakdance, electric boogie. Sì, che comunque, cioè, se c'è il ritmo, a me va bene, esatto, basta ci sia la musica. Ok, e invece il mondo del DJ quando è subentrato e come? Il mondo del DJ è subentrato, ero ancora in fase adolescenziale, sui 13-14 anni all'incirca. Con gli amici eravamo ancora alle medie, quindi è proprio a cavallo fra i 13 e i 14 anni. Abbiamo organizzato una festicciola in una stanzetta di un circolino Arci, a quei tempi c'erano ancora i circolini Arci, e praticamente ci eravamo portati l'amplificatore di mio babbo, una Hi vecchissimo, due lettori CD portatili, e io cambiavo la musica con i canali dell'amplificatore. E da lì, cioè, c'era 15-20 amici, però si ballicchiava, e ho detto, no, mica, bellissimo, voglio fare il DJ. E quindi da lì mi comprai i primi, iniziai con dei CDJ proprio balordissimi, della Noise, che avevano il caricatore a rack con i controller separati. Iniziai a cimentarmi, come si fa col pitch, come non si fa. Poi ho comprato i giradischi, Ok, quindi subito a palla, subito cioè a partita palla, dalla passione sei andata subito, sì. dritto. Ho comprato i giradischi quando avevo 17, io ho 39 anni oggi, e quando ne avevo 17 io, li ho comprati a cavallo fra i 16 e i 17 anni, gli pagai dei 1200, quelli grigi chiari, 350 euro entrambi, tutte e due la coppia. Roba da Spettacolo, pazzi, esatto. spettacolo. E poi via, diciamo, come è iniziata la carriera e le esperienze, diciamo, col pubblico, ecco. Allora, inizi, a 17 anni, mi ricordo ancora, mi accompagnavano i miei genitori, ho iniziato a fare gli aperitivi nei bar. Proprio il mio primo esordio sono stati gli aperitivi. Io sono di Sesto Fiorentino, a quei tempi stava nascendo la moda del DJ negli aperitivi. Io ero piccolino, quindi non avevo neanche maggiorenne, quindi facevo anche scena per un ragazzino giovane a quei tempi, e quindi ho iniziato facendo gli aperitivi. E poi piano piano conoscendo persone, e a 18 anni ero già maggiorenne, quando poi mi spostavo da solo, ho iniziato a suonare nelle feste locali, conoscendo vari promoter. Ho fatto parte di vari gruppi, sempre solo come artista, non ho mai fatto il promoter, sempre solo come artista. Se, ovviamente, visto, sai benissimo, in Italia giustamente i locali lavorano anche su pubbliche relazioni, quindi da artista, se sei solo un artista, se non ti appoggia a dei gruppi è difficile emergere qua in Italia. A Assolutamente. questo proposito, infatti nel 2010 mi sono trasferito a Berlino, dove ci ho vissuto quasi 8 anni. Ecco, e lì com'è stata l'esperienza di suonare? Hai trovato comunque degli spot, Sì, ho qualcosa? trovato degli spot, sono stato fortunato, sono entrato a conoscenza di persone molto dopo neanche un anno che stavo a Berlino, e nel 2011 infatti ho iniziato a suonare al Club de Visionaire, e ci ho suonato tutte le estati per il Bellissimo. tempo che ci ho vissuto. Bellissimo. E la cosa che ti è rimasta più impressa dell'esperienza a Berlino? Se dovessi dirmene una, comunque quella più ti ricordi con Boh, felicità. non lo so, non lo so. Ok, cioè È stato troppe. un insieme di emozioni positive, negative, neutre, di tutto e di più. È come una grande storia d'amore. Ok, perfetto. E poi ritorno qua, come te lo sei vissuto? Ma bene, sì, assolutamente bene. Me lo sono vissuto bene, perché alla fine me l'ho fatto la mia esperienza. Ormai le mie conoscenze a livello di persone, a livello di bagaglio musicale e quant'altro me l'ero fatta, c'è sempre da imparare, nessuno può essere mai arrivato, Certo. figuriamoci. Però ecco, diciamo, sono tornato qua per stare più tranquillo, proprio perché dopo 7 anni e mezzo di Berlino volevo starmene un po' più Volevo più tranquillo. Mi chill. mancavano le Ok. passeggiate in montagna, il trekking, lo sport, queste cose mi mancavano un po', che le puoi fare anche a Berlino, però insomma, a Berlino per vedere un po' di natura devi uscire dalla Devi città. uscire, Qua fai due ok. passi a piedi Dove vuoi, ci e sei. sei in natura, esatto. Ok, invece in ambito, diciamo, artistico musicale, qual è, diciamo, la tua linea che preferisci di genere e come nasce anche appunto la tua ricerca, quindi come ricerchi i brani che poi utilizzi per suonare. Non lo so, nell'arco dei miei Se è 20 e cambiata, ecco, anni, durante la oltre anni, carriera. esatto, della mia carriera, grande, piccola, che dir si voglia, si è evoluta, cambiamenti costanti, perché comunque i gusti personali variano anche in base Quello a che vivi e quello quello che vivi nel che. momento, esatto. Quindi segui un po' anche le mode, perché giustamente, visto, nei settori vanno le mode, poi torna l'ondata anni 80, torna l'ondata electroclash inizio 2000, torna l'ondata minimale. Certo. Quindi
cerco di seguire il meno possibile le mode, anche se però giustamente quando sorge una moda e c'è qualcosa che ti piace, è difficile esserne veramente completamente impassibile a questa cosa, quindi l'assorbi anche per forza di cose, no? Però cerco comunque di mantenere sempre il mio genere, oscilla fra tutti i tipi di genere. La musica che mi piace più di tutti in assoluto è la musica house. Ai tempi, mi ricordo quando io avevo 16 anni, andavo già al Tenax, quando tutti i miei amici andavano al Jais, ancora non c'era il Tenax di adesso, il Tenax era diverso. Andavano tutti al Jais, io a me piaceva già l'house, però non l'house, quella Chicago, con le voci così, house quella proprio dall'88 al 92, instrumental, acid anche se si vuole, passo quello giusto. Mi piaceva la musica lì, però lì poi si è evoluta, comunque sonorità 80-90 sicuramente è la prevalenza della mia influenza. Che rapporto ti piace avere con il pubblico? Se ti piace suonare più in un ambiente piccolo? Assolutamente ambiente piccolo. Okay, quindi sì. Vuoi intimità col pubblico? Assolutamente. Cerchi anche un rapporto anche visivo? Ti piace che le persone siano, no, tutt'uno con te? Assolutamente. Okay. Cioè, sei lì che fai l'artista, quindi devi proporre il tuo concetto di musica, ma sei lì anche per far ballare le persone, quindi ci deve essere un giusto connubio fra il tuo concetto musicale e la risposta della... Avanti. Assolutamente, quindi devi comunque... per me è meglio avere al massimo 300 persone che si divertono con tutte te lì, piuttosto che 15.000 dispersive, reverberi, casini, cassoni, preferisco una cosa più piccola. Sì. Che altra passione avresti voluto, diciamo, intraprendere se non ci fosse stata la musica? Cosa è ovviamente impossibile da quello che ho capito della tua vita, però... Se non ci fosse stata la musica, cos'altro ti piacerebbe fare? Poi ce ne sono state tante nel corso del... La musica è nata come un hobby, come passione. Di pari passo alla musica, via via ce ne sono state tante che la fiancheggiavano. E sicuramente sono balordo per questo, per i motori. Mi piace o auto, o moto. Indifferente. Ora sono cresciuto più le auto. Quando ero ragazzetto più le moto. Correvo con la moto da cross che ho venduto quando mi sono comprato i primi CDJ. Ah, hai venduto? Ho venduto, quindi ho rinunciato a una passione per coltivare l'altra. Però ecco, diciamo, eventualmente quella sarebbe stata la passione che... Interessantissimo, figo. Io ora spero che tu ti sia trovato bene. Assolutamente, e, sì. Insomma, ti sei sentito libero di fare quello che volevi. Sì. E quando vuoi passare siamo qua. Grazie. Bello, grazie a voi.